del tutto evidente che abbiamo avuto un periodo di oscurantismo che è passato attraverso la poca capacità economica di rilanciare una manifestazione che aveva dato degli ottimi risultati. Io sono arrivato qui nel 2011, è stato l'ultimo anno e una manifestazione che si erano inventati altri, la vecchia amministrazione, Confesercenti, eccetera, eccetera. Noi abbiamo pensato che nel rivitalizzare le manifestazioni che possono creare eventi nel nostro territorio e quindi possono far confluire, oltre che i turisti, anche degli aficionados di quelle che sono le nostre radici culturali che passano attraverso giusto le erbe, ci riproviamo, noi aspettiamo, abbiamo lavorato il meglio possibile, insomma, diciamo così, vediamo i risultati, credo che ci possano essere. Ho sentito tanta gente che ha aspettativa di fare quattro passi, di assaporare quelli che sono attraverso le erbe i gusti della nostra terra. Io dico sempre che è importante, visto che l'ulivo non ce l'hanno più rubato politicamente, ritorna a essere una pianta del nostro territorio, noi siamo affezionati al nostro territorio e siamo come gli ulivi che affondiamo le nostre radici in una terra molto aspra ma che dà delle grandi soddisfazioni. Noi come Camera di Commercio abbiamo sostenuto questo progetto Aromatica, direi edizione zero, cioè si riprende una grande idea, a mio avviso, che vede coinvolto il territorio non solo della città di Anno Marina, ma aromatiche vuol dire anche al Benganese, laddove c'è produzione. Ecco perché la Camera di Commercio delle Riviere è interessata e, ripeto, coinvolta in questo progetto interessante, con oltre 70 alberghi che hanno dato adesione, 25 ristoranti menù a tema, oltre 10 bar, il concorso dei cocktail e i negozi che fanno vetrine. Voglio dire, cito questi dati perché le imprese ci credono, hanno dimostrato di credersi, e quindi lo vediamo come un fattore di incami di tipo turistico molto forte, di valorizzazione del territorio, abbinato al convegno che il GAL realizzerà sabato mattina con Paolo Massobrio, che, come dire, è un testimonial d'eccezione a livello culturale, mediatico, di importanza nazionale. E quindi buona aromatica, e soprattutto la volontà è quella di non realizzare un evento spot ma programmarlo negli anni a venire.